corso, il risultato che abbiamo ottenuto migliore è stato proprio quello di rappresentato dal comune intento dei comitati, appunto, di muoversi a favore del comune interesse. Siamo assolutamente equidistanti da ogni partito, anzi riteniamo che perseguono solo degli interessi particolari e che non sono assolutamente i nostri. Acquistiamo quello che il campo ci offre, che sicuramente forse è anche quello di cui il nostro organismo in quel momento ha bisogno. Chiamavamo, insomma, che qualcuno ci venisse in soccorso, perché siamo stati veramente abbandonati, siamo incastrati qua, sì. Io credo che i comitati siano la parte sana della società. Ma è una cosa assurda, perché se noi non bruciamo a Spezia, ma bruciamo a Pisa, cioè non moriamo noi ma muoiono quelli di Pisa, e certamente non è quella la risposta da dare, no? La risposta da dare è quella che non muoiono né quelli di Spezia né quelli di Pisa. Hanno avuto questa fantastica intuizione di trasformare i terreni agricoli in terreni edificabili. E quindi quale migliore occasione per fare dei soldi? Primo, la difesa della Costituzione nella sua essenza, diciamo, che noi riteniamo una delle più avanzate del mondo. La seconda è la legalità del suo territorio, la trasparenza amministrativa, la partecipazione di base alla cosa pubblica. La gente dovrebbe essere informata, dovrebbe partecipare, soprattutto quando si tratta di scelte così importanti per la nostra collettività. Quindi si tratta di scelte rilevantissime, no? Come quello urbanistico. No? Attraverso questo ricorso che i VAS hanno fatto, riuscire a fermare o quantomeno, insomma, a modificare una serie di lavori che secondo noi non sono neppure amministrativamente corretti. Chiaramente, se l'atto amministrativo è condizionato da una forte pressione economica, salta qualunque valore etico, qualunque valore morale. La mia idea che mi sono fatto è che sia una commistione molto pesante di interesse da queste associazioni a livello locale, per cui alla fine hanno più interesse, diciamo, non dare a rompere le scatole a nessuno, a farsi la loro pubblicità con queste vicende. In realtà l'opposizione non ha alzato un dito. I comitati nascono perché le amministrazioni non ascoltano, non c'è il minimo dialogo fra la popolazione e l'amministrazione, che sia di destra o che sia di sinistra. Senza il rispetto di questi valori, lo sviluppo economico è falso, è uno sviluppo apparente. Diciamo che il nostro lavoro è un lavoro volto a ricucire uno strappo tra l'uomo e l'ambiente, a cercare cioè di ricreare un senso di appartenenza, di legame affettivo ai propri luoghi. Riportare il cittadino utente e i suoi bisogni al centro delle decisioni che vengono prese in sanità. Ci sono cittadini che vengono da noi e dicono: per prenotare un'ecografia devo aspettare 6-8 mesi, però se pago domani me la fanno. In sanità si spende molto in realtà, i servizi vengono aperti perché non si vuol dare in realtà un servizio al cittadino, ma si vogliono invece ricoprire degli incarichi. Questa ASL ha dato, ha esternalizzato tutto il reparto di riabilitazione post incidenti, post infarto, insomma, di quel tipo. Questo è l'esatto contrario della funzionalità e dell'economicità di un servizio. Noi non contiamo niente, vede, sul piano economico e concreto, ma contiamo molto sul piano dell'indirizzo di pensiero. Assolutamente, partecipazione, dialogo, 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 dialogare, sempre. Quello che io noto è che per un processo di rigenerazione effettiva bisogna, secondo me, uscire completamente dalle ideologie che sono fortemente separative in apparenza e però collusive nel profondo ormai, perché sono accomunate da questa mestieranza del politico. E bisogna sempre affermare la verità anche quando questa può essere in contrasto con quelli che sono i propri obiettivi, la propria analisi di partenza.